La primavera fa in pieno il suo dovere e con la bella stagione il parco regionale La Mandria, appena fuori Torino, a un respiro di vento dalla Reggia di Venaria, diventa uno di quei favolosi luoghi di azzurro cielo e di verde campagna dove respirare, vivere, vedere la natura. Una natura reale, davvero. Reale perché la realtà è fortunatamente questa che vedete, ma reale anche perché la storia di questo parco si intreccia con quella del primo re d'Italia, Vittorio Emanuele II di Savoia, e della sua storica amante, la bella Rusin. Percepito dai cittadini e dai turisti, forse più come giardino pubblico che come parco, comunque sempre aperto, quest'anno sono 30 anni che la Mandria è gestita dall'ente Parco Regionale del Piemonte, che l'ha comprata dai marchesi medici del Vascello, che a loro volta l'avevano acquistata dai Savoia. Questa ricorrenza, i 30 anni del parco, è già un buon motivo per visitarla, la Mandria, con un occhio di riguardo alla parte storica, ma soprattutto agli aspetti naturalistici e paesaggistici. L'ente parco ci ha messo a disposizione una guida, Annalisa, e un maestro di equitazione, Carlo, grazie ai quali, addirittura a bordo di una carrozza, abbiamo fatto un giro meraviglioso per i circa 1700 ettari della Mandria gestiti dalla regione, il resto, quasi la metà, è di proprietà privata e ci abita anche la famiglia Agnelli. Ma non è che uno dei tanti itinerari possibili qui, a piedi, a cavallo, in bicicletta, alla domenica con la famiglia, al crepuscolo, di notte, insomma, come volete voi, in piena libertà. Partendo dalla segreteria a fianco del castello, la residenza preferita dal re e che visiteremo alla fine, la prima tappa è la Cascina Vittoria, chiamata così in onore della figlia di Vittorio Emanuele II. Qui alle scuderie ci accoglie Olivia, questa puledrina nata prematura, che adesso, con l'amore della mamma e le cure dei ragazzi del centro ippico, è tornata in splendida forma. Alla Cascina Vittoria sembra essere tornati indietro con il tempo, con un'attività che vede al centro i veri protagonisti, i cavalli. Anche di razze in via di estinzione. I bardigiani, gli avellinesi, i KTPR, i cavalli da tiro. E così qui si riscoprono i mestieri quasi dimenticati, eppure importantissimi, come quello del maniscalco. E si riscopre anche il gusto delle carrozze, con il piccolo museo a loro dedicato. Nel paddock è un piacere vedere come uomini e cavalli riescano ad andare d'amore d'accordo. Intanto la carrozza, con Carlo nelle vesti di cicerone e di cocchiere, è pronta a partire. Siamo sulla carrozza, come potete vedere, da Cascina Vittoria. Ci spostiamo alla prima tappa del nostro percorso insieme ad Annalisa, Carlo e Gianni, che ci porteranno alla Cascina Romitaggio a vedere i cavalli bardigiani. Anche se i cavalli se la prendono comodamente, le immagini di questo viaggio saranno un po' traballanti e ce ne scusiamo fin da ora, ma crediamo che se non altro diano l'impressione più viva e reale di cosa voglia dire una visita in carrozza alla Mandria, cosa che, su prenotazione, chiunque può fare. Stiamo dirigendoci dunque verso la Cascina Romitaggio, una delle più antiche, chiamata così perché un tempo era un antico eremo e i monaci eremiti si occupavano della chiesetta di San Giuliano. Ora la cascina è il regno dei cavalli all'interno del recinto. Oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh. I cavalli, certo, ma là in fondo con un cannocchiale o una bella zoomata si possono intravedere addirittura dei cinghiali. Sono un po' orsi, cioè schivi e diffidenti, e appena sentono l'odore dell'uomo se la danno a gambe levate, e forse non hanno nemmeno tutti i torti. All'ora della pappa, beh, è inutile tentare un'intervista, almeno con i cavalli, con Annalisa invece è più semplice. Siamo sulla carrozza all'interno del parco regionale La Mandria, siamo in compagnia di Annalisa, guida del parco. Dove ci stai portando? Allora sì, Carlo e Gianni con i cavalli Carlo e Yogi ci stanno accompagnando a Villa Laghi, una zona molto bella dal punto di vista paesaggistico, la villa dove il re amava trascorrere il suo periodo dopo la giornata di caccia. All'improvviso Carlo e Yogi ci fanno capire di essere cavalli veri, mica solo da gita turistica, e spingono forte, quasi al galoppo, sembra di essere alla guida di un'antica biga romana. Si può ammirare la classica vegetazione di bosco planiziale, cioè di pianura, composta da querce e cardini, ma la Mandria è talmente vasta che la vegetazione cambia di continuo, in un susseguirsi armonico e variegato di specie e di epoche diverse. Questo, ad esempio, è il querceto rosso, che si contraddistingue per la mancanza di sottobosco.
e poi qua e là noccioli, frassini, tigli, betulle. L'obiettivo, ci spiega Annalisa, è quello di conservare la vegetazione il più naturale possibile, anche con i suoi rovi e le sue sterpaglie. In uno dei laghetti artificiali realizzati per incrementare la caccia, la mandria era soprattutto una residenza di caccia, si può intravedere persino l'elegantissimo airone bianco maggiore. Siamo ormai nei pressi della Villa dei Laghi. Villa dei Laghi è splendida con questa sua inusuale forma, sovrastata com'è da quattro torri, tutte di forme diverse. In una giornata abbagliante di sole come questa, la villa si rispecchia nella luce dell'acqua del lago antistante. Le vedo le foliche con il binocolo che mi ha prestato Annalisa. È il lago artificiale che si trova di fronte a Villa dei Laghi, conosciuta come, la puoi anche inquadrare, conosciuta come reposoir di caccia del re Vittorio Emanuele II, il primo re d'Italia, che veniva qui a riposarsi con tutti i piaceri del caso dopo un'estenuante battuta di caccia. Un tempo proprietà della ricca famiglia milanese Bonomi Bolchini, ora gestita dalla regione Piemonte, Villa dei Laghi non è però visitabile all'interno, riservata per convegni, congressi e cose del genere. Poco male, il parco attorno alla tenuta è il trionfo delle scolaresche in gita. I professori più arguti organizzano persino giochi e indovinelli sulla specie degli uccelli e dei fiori che popolano questa oasi. I cormorani, ad esempio, qui sono di casa. E non solo loro. Pensate, tra parco e preparco sono state avvistate 181 specie diverse di uccelli. E sembra trovarsi a suo agio anche questa farfalla pigramente distesa al sole su questa misteriosa e inquietante statua, di cui nemmeno la guida conosce l'origine. Intanto, attenzione, guai a calpestare queste viole e primule. Il viaggio sulla carrozza continua, ma chi vuole, soprattutto se ha dei bambini, può anche scegliere il giro con il trenino. Il panorama è bellissimo, qui tutto è verde, e se non è ancora verde lo diventerà. Qui tutto profuma di natura. Sembra quasi di essere in Finlandia e non a pochi chilometri da Torino. Poi all'improvviso laggiù guarda chi c'è, la volpe. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love? Di solito per vedere gli animali, cervi, caprioli e daini compresi, darsi appuntamento qui alla mandria, bisogna aspettare la notte, ma oggi si vede che siamo fortunati. La volpe ci osserva da lontano, pare quasi imbalsamata, incuriosita e diffidente, immobile e poi mulina le sue zampette chissà dove. Bastano pochi metri per ricordarci dell'altra faccia della medaglia, le trappole per i cinghiali. A volte l'uomo deve intervenire per riordinare l'equilibrio della natura. Sfioriamo la Torre dell'Acqua, contiamo una miriade di pini strobi. Capiamo che se Annalisa e Carlo ci dovessero mollare qui, rischieremmo davvero di perderci e di rimanere all'interno della mandria, e per uscire, altro che le briciole di pane di Pollicino. Ma per fortuna le nostre guide sono proprio brave, e dopo averci condotto davanti a questo specchio d'acqua, uno stagno popolato anche da tritoni e salamandre, rane, rospi e raganelle, eccoci di nuovo alla Cascina Vittoria, capolinea del nostro viaggio in carrozza. Ma chissà dove è andato a finire Cristiano? Adesso lo andiamo a cercare. Ah, io, cara Paola, sono qua, eh? Aspettatevi che salgo anch'io. Magari se il cocchiere si ferma. Cocchiere, si può fermare? Grazie, ecco, così va un pochino meglio. Che avventura!